Il principe Harry è stato sconvolto dalla terribile mancanza di rispetto che ha mostrato alla regina da quando ha lasciato la famiglia reale 2 anni fa. Il principe Harry e Meghan Markle hanno deciso di dimettersi dalla carica di membri anziani della famiglia reale britannica nel 2020. Nella loro dichiarazione ufficiale che ha confermato la loro partenza, la coppia ha dichiarato che continueranno a sostenere pienamente Sua Maestà la regina. Parlando a Fox Business, l'ex leader del partito Brexit Nigel Farage ha criticato il principe Harry per il puro livello di mancanza di rispetto che ha mostrato alla regina sin dalla sua uscita. Il conduttore di Fox Business Stuart Varney ha chiesto al signor Farage se gli inglesi vogliono che fosse lì, sul balcone. Il signor Farage ha risposto, no, è tuo, tienilo, ce l'hai. Ha aggiunto, il livello di mancanza di rispetto che ha mostrato alla regina è spaventoso. Ancora peggio, quell'intervista con Oprah Winfrey è stata registrata quando Harry sapeva che suo nonno stava morendo e, lui, è andato ancora lì, questo, per me, è imperdonabile, una completa disgrazia. Punto. Nel marzo 2021, Harry e Meghan Markle si sono seduti per un'intervista rivelatrice con Oprah Winfrey. Durante l'intervista, la coppia ha lanciato alcune accuse scioccanti. Meghan e Harry hanno accusato un membro anonimo della famiglia, non la regina o il duca di Edimburgo, di aver fatto un commento razzista sul figlio Archie. Altre rivelazioni nell'intervista includevano l'ammissione di Harry di essersi allontanato da suo padre. Il principe di Galles, dicendo mi sento davvero deluso. A marzo, il duca di Sussex ha anche snobbato la famiglia reale non avendo partecipato al servizio funebre per il suo defunto nonno, il duca di Edimburgo. Il motivo notato sul motivo per cui il principe Harry ha scelto di non partecipare erano le preoccupazioni di sicurezza del duca per la sua famiglia.